Ciao da HDblog.it, siamo ancora allo stand Minix con il nuovo adattatore USB-C per MacBook, proposto in tre colorazioni, come vedete qua in basso, per le tre colorazioni del 12 pollici di Apple. Si chiama Neo V2 e segue il Neo V1, che era il modello dello scorso anno. Questo è un dispositivo, un accessorio che ci ha davvero colpito. Prendo la versione più scura, che secondo me è più carina, per farvi vedere quella che è la dotazione di porte che mette a disposizione con una singola USB. Abbiamo due USB di tipo 3.0, lettore SD, lettore micro SD, gigabit Ethernet frontale, e dalla parte ancora opposta la VGA, l'uscita VGA, e la stessa USB-C che può essere utilizzata per caricare. In questo modo io posso ad esempio collegarlo al MacBook, come è fatto in questo modo, collegare un disco al mio adattatore ed avere in questo che ho qua sul MacBook, tra l'altro lo faccio partire, e avere una riproduzione. Questo è un 4K, e avere una riproduzione direttamente dal disco, ma al tempo stesso posso, sfruttando, ora abbasso un attimo il volume perché è troppo alto, si può sfruttare anche la stessa USB-C per caricarlo mentre si fa tutto questo. Si può sfruttare la gigabit Ethernet per dare più banda alla connettività del MacBook, si possono sfruttare le due uscite video per collegare, come vedete qua, HDMI fino a 1080p e la VGA fino a 720p. Ora, per il momento, in questo momento, gli accessori per USB-C sono fatti soltanto da Apple, sono solo ufficiali originali, mentre stanno per arrivare sul mercato diverse soluzioni. Ne abbiamo visti anche qua diversi modelli, insomma, da diversi produttori. La cosa figa di questo Minix, non solo che la qualità costruttiva è davvero, davvero interessante, è tutto in metallo, insomma, e probabilmente è quello che ricorda anche a livello di tonalità delle tonalità scelte, del tipo di materiale fatto, quello gli originali di Apple, e questo da questo punto di vista è assolutamente una buona notizia. Ma soprattutto il prezzo, perché costa $89, 89 euro, insomma, nella fascia, in quella fascia là, e quindi solo 10 euro in più o 15 euro in più rispetto agli adattatori ufficiali di Apple, che però hanno porte in meno e hanno funzionalità minori. Sarà sul mercato da ottobre, insomma, all'incirca il periodo è quello. Cercherò di farmi dare un modello in prova per provarlo sul MacBook che abbiamo noi qua in redazione. Non è mio, purtroppo, è di un'altra persona. Comunque faremo in modo di provarlo per capire se può essere una soluzione interessante. Chiaramente USB-C non significa solo MacBook, ma per i fortunati possessori di un Chromebook Pixel 2, ad esempio, in questo momento, o dei portatili che stanno per uscire, che arriveranno sul mercato proprio nel prossimo autunno. Per maggiori informazioni su Minix Neo V2 leggete l'articolo che è qua sotto in descrizione, e continuate a seguirci su hdblog.it/ifa.